E Giuditta come l'ha presa? Puoi immaginarlo. Ma la casa è del bebè. Ma dai, scherzi, è di Giuditta. Anche i mobili? Sì, tutto. Una volta le regalò un Modigliani. Un Modigliani? Ma neanche uno spillo gli ha intestato. No, grazie. Una bella... È arrivata la piccola, guarda. Ah, Sveva. È andata dal Papa in nero. Sei fili di perle, una minigona che le si vedeva così. Panico nel cortile di San Damasco. Giuditta, l'hai vista? Voglio rifarmi la casa. È già la redattore. Lo faccio da sola. Scusa, vado a parlare un momento con Carletto. E la moglie del baby, tu l'hai conosciuta? L'ho vista una volta, povera Giuditta. Povera Giuditta, povero baby. Intanto lei è una stronza. Voi non ci crederete, ma due notti fa ho sognato il baby. Ah sì? Era pallidissimo, immobile. Poi mi faceva un cenno e si allontanava. Farewell, farewell. Ma dai, piantala, quello è Amleto. Ah. E che mi frega, non ci vado. E come fai? Oui. La Ludovica è sempre in manicomio? Eh sì, poverella. Sono stata apposta a Parigi a prendere il ricambio della CD Sigari. E poi se vai in via Billy lo trovo. Flavia, non sparire come fai sempre. Prima di andar via, chiamami che vengo con te. Hai visto di là il bebè? Io voglio essere bruciata. Come le streghe. Sono stato a Dublino e ho comprato un bagno incrociato con un arabo. Ma quanto ti è costato? Un occhio della testa? Sciocchezza, 1,5 milioni. Ma l'hai montato? Non ti avranno mica dato un brocco come un'altra volta. Ma scusa, com'è successo? Improvvisamente, poverino. Però, parlandone da vivo e non da morto, a me quel bebè lì... Se non ti piaceva, vuol dire che tu non piacevi a lui. Senta, posso avere una coca? Prendi. Signori, per cortesia. Adori un uomo per tanti anni e non puoi neanche andare al suo funerale per non far parlare tutta Milano. Draghi. Lei è la contessa Passani? Sono Lallo di San Marciano. Ferrante. Dio mio, sei un uomo. Come passa il tempo. Una mattina mi sono svegliata realizzando che avevo 40 anni e quando mi sono rimessa dallo stupore ne avevo 50. Lei c'era quando... Quando è morto? No. Di solito era lui in ritardo. Mi ha fatto aspettare, sempre. Tutta la vita.
incorreggibile. È per una volta che in ritardo ero io. Sono partito da Napoli stamattina presto. No. E la nonna? Stai sempre con lei, vero? In villa? E la mamma? Bene, stanno bene. Aveva tanta roba. Beve tuo padre. Sembrava che portasse sempre lo stesso vestito. Lo scicchinnato. Tutte queste belle cose sono per te ora. La ringrazio, contessa. Io andrò al cimitero dopo, quando non ci sarà più nessuno. Potevi farti vedere prima. Come si fa ad immaginare che sei a Milano? Il giorno del funerale non ti sei fatto vedere. Ora sto partendo. Ho dovuto vedere gente, amici di mio padre. Quelli? È meglio che li lasci perdere. Tua zia non c'è, è fuori a pranzo. Tu non la conosci ancora, ma vedrai una donna molto simpatica. Domenico! Sistemi il signorino di sopra e avvisi subito la signora quando torna. Certo, signora. E lei? Lei chi è? Sei zia Lidia? No, Lidia è di là. Io ero venuta a cercare da bere, ma vedo che sono arrivata in ritardo. No, mi dispiace. Credevo che ce ne fosse un'altra. Ma è Lallo. Lallo è il nipote di mio marito. Che bel nipotino. Ma dove lo tenevi, nel frigorifero? Di solito si dice che è un cugino. È napoletano, non c'è niente da fare, a piedi scalzi. I napoletani appena sono soli si rimettono scalzi come se fossero tornati in un basso. Oh, no, Gilberto, come sei acida. Gilberto scherza sempre. Va a metterti qualcosa, così ci raggiungi di là, va bene? Zia Lidia, se tu permetti, io preferisco andare a letto a dormire. Sono stanco. Io non so se Lallo ha capito che Giuditta era l'amante del padre. È una cosa così delicata da dire. E adesso perché non è qui? Ma Carlo, sei di un'impazienza con questo ragazzo. Capirai che obbligo. Mia sorella non la vedo da anni. Il defunto non l'ho mai potuto soffrire. Senta, ma sarà possibile ridurre? Per esempio, vi sono molti doppio petto. Scusate, ho fatto tardi. Il doppio petto sta tornando di moda, lo sai, zia? No, scusate, ci sono cose più importanti. Sì, Lallo, tuo zio voleva parlarti. Si pensava, con tua zia Lidia, siccome pare che ti piacerebbe restare a Milano, no? Ah, sì. All'infuori di questa roba non hai niente. Questo ti ha lasciato tuo padre. Sta di fatto
che anche la casa dove tuo padre viveva apparteneva a Giuditta, che già l'ha affittata, tra l'altro. Per il momento io potrei farti lavorare con me, darti un piccolo mensile. Così faresti un po' di pratica. Ma vuoi posare sta scarpa? Ti ringrazio, zio. Lo so, sarebbe bellissimo. E allora? Ma ho altri progetti. E questa minimino? Di chi sarebbe? Sarebbe mia, se non ti dispiace. Tua? Sì. Perché? Ma cosa dici, perché? Fino all'altro giorno ti ho dato io i soldi per le sigarette. Sali, su. Sai che ho fatto? Ho fumato meno e ho risparmiato. Devo passare da Gilberto a ritirare i biglietti per il concerto. Non te la ricordi? Quella mia amica alta, bellina, un tipo. La prima sera che sei arrivato. Ma sì, in cucina. Quella che ti prese in giro perché andavi a piedi scalzi. Io non ho mai capito perché è stata così villana con te. Veramente non te la ricordi. Scusi, la signora Bassi ha lasciato una busta per me? No, signora. Ecco, al solito, se l'è dimenticata. Andiamo. Buongiorno, signora. Buongiorno. Buongiorno, signor Barone. La signora si scusa, ma è dovuto uscire. Ha lasciato una busta per lei. La vado a prendere. Signor Barone, ma come fa a sapere che sei barone? E io che ne so. Lo vuoi anche tu? Spiegare com'è che conosci così bene la casa di Gilberta. E adesso che ci penso, strada, indirizzo e tutto. Eh sì, io mica te l'avevo dato l'indirizzo, tu ci sei arrivato da solo. Ah no, non me l'avevi dato. Va bene, come vuoi, sono affari vostri. Ma quello che non riesco a capire è come abbiate fatto. Dopotutto vi siete visti una volta sola. Eh? Eh sì, scusa, la prima sera in cucina. Vogliamo andare? Il signorino si è appena svegliato. Buongiorno.
Sono Lallo di San Marciano. Sì. Che ore sono? Quasi le 3. C'è il sole fuori? No, c'è nebbia. Apri la finestra. Non arrivo a capire perché la mattina ho sempre questa pesantezza. Così tu sei il figlio di Bebe? Sì. Una volta papà mi ha scritto di rivolgermi a lei se fossi venuto a Milano. Certo, certo, ha fatto benissimo. Soldi, no. Ma pesi, misure, altezze, indirizzi, informazioni, ragguagli, numeri telefonici, capito? Quando tu hai bisogno, non fai che rivolgerti a me. Naturalmente ho già sentito parlare di te. Ero curioso di conoscerti. Mi hanno detto che adesso te ne stai con la Gilbert. Ti ha anche regalato una macchina, mi pare. Ma come? Credevo che non lo sapesse nessuno. È troppo passionale. C'è di là il massaggiatore, signorino. Sai, per tutto quello che riguarda le donne, Milano è un punto di arrivo, hai capito? Non è un punto di partenza. Bisogna viaggiare, il nome bisogna farselo fuori, andare all'estero, che ti posso dire, a Parigi, per esempio. Ah sì, avevo sentito dire che per le donne oggi funziona meglio New York. New York, New York. Certo, lo so che il mito di Parigi è scaduto. Eppure, guarda, ti assicuro che le sconsolate, le depresse, le solitarie, tutte di lì passano. Si fanno fare i loro bei vestiti da Balenciaga. Le tuniche le prendono da Givenchy. Buttano via un sacco di milioni in gioielli. E poi la sera se ne stanno tutte lì, immugugnate, da sole, senza avere nessuno per cui metterseli. Il fatto è, mio caro Lallo, che tu sei arrivato troppo tardi. Le donne oggi sono diventate così avare, sembrano dei veri ragionieri. Ti salutano senza un congedo, come se niente fosse. Senza darti la possibilità di guardare al futuro almeno tranquillamente, senza tante preoccupazioni. Ma non vedo di cosa si possa lamentare lei. Ma la fatica. Dovrà essere sempre belli. Spiritosi, su di giri. Sempre pronto a fare l'amore e poi con estro, come se non bastasse. In modo che se ne parli in giro. Guarda qua. Stacci sempre molto attento, hai capito? A questa roba che cresce e a quello che cade. Molto meno noioso che fare l'impiegato. È più variato. Ma meno sicuro. Guarda che tuo padre lo diceva sempre, sai? Il giorno che Giuditta mi pianta, sono alla fame. E lei? Senti, chiamami Alberto perché lei mi invecchia. Io? Io ho un progetto, certo, se va in porto sono in salvo, ma per adesso preferisco non parlarne. Il barone von Tumler al telefono. Lo chiamo più tardi. Perché non gli parli tu? Io? Quella sì che sarebbe una sistemazione mica male. Altro che Gilberta. Ma come? Scusami, ma non è un uomo. E con questo? Guarda, che per voi ragazzi, oggi sono molto meglio gli uomini. Sono più previdenti, più affettuosi, insomma, sono più tutto.
No, 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 è che stavo pensando al bacetto della buonanotte con un bel signore un po' maturo. Mio caro Lallo, lo scoprirai presto anche tu che nella nostra posizione i bacetti della buonanotte sono spesso dei gran brutti rospi da mandare giù. Vedo l'ora che se ne tornino ad Amburgo. E se l'affare non si fa, vabbè, pazienza. Ma come pazienza? Ma quello è un affare importantissimo per me. Per me sei un illuso. Quello è uno scroccone. Non ha nessuna intenzione di combinare affari con te. Ja, un wunderbarer Einfall. Posso fare qualcosa per lei? Mia moglie vorrebbe vedere la Scala. Lallo dice che è possibile vedere prova stasera. Io vado a Torino stanotte. Mia moglie lascio qui e vengo domani sera a prendere lei. Ja, Lallo, bitte, bitte, Scala. Dove volete le vostre porcherie? Non è che mi scandalizzo perché sono una borghese, ma un minimo di rispetto, un minimo di decenza, anche rispetto per la Scala, santo Dio, per Verdi. Hai capito tu? Quello che vuoi, puoi fare quello che vuoi e con chi vuoi, ma non con le mogli dei signori che sono in rapporti di affari con tuo zio, col rischio magari di mandarli a monte tutto. Allora, cosa aspetti? Tu non vieni? È l'una passata. Dove vorresti andare? Dormo fuori. E io lo dico a Gilberta. No. Tu non le dici proprio niente. Ah, ecco. Allora ammetti che c'è qualcosa tra te e Gilberta. Dai, zia Lidia. In fin dei conti sono affari miei, scusa. Tu cosa c'entri? Ci vediamo domani, eh?
È fatto, è fatto. Io gli affari li tratto solo sulla carta. La roba non la vedo neanche. Una firma e via, è già la mercanzia di un'altra persona. Ma stavolta due merci di 25 vagoni, valeva la pena di venirli a vedere. Giocarlo! Lollo! Ero sicuro che saresti venuto! Dopotutto è anche merito suo. E allora va tutto bene? Sì, signore. Tutto in ordine? I permessi? Sì, sì, tutto a posto, stia tranquillo. Lascia che anch'io mi congratuli con te. Adesso ho capito com'è che lavori e non c'è dubbio che ottieni dei risultati. Se ti capita di scrivere alla signora Bruckner, ringraziala anche da parte mia. Io? Scriverle? Ah, già, hai ragione. Non sono cose che si trattano per lettere. Ma che hai fatto? E perché ti sei messo in smoking? Perché c'è una prima alla Scala, zio. Hai capito? Invece di portare zia Lidia alla Scala, io l'ho portata allo scalo. Cerca di fare presto, altrimenti sarai fuori tutto il primo atto. Tanto il primo atto l'abbiamo già sentito, vero zia? Andiamo, amore. Ho dato un'occhiata che mi ha spettinato. Oh, Gilberto. Com'è andata? Siediti qui con me. Uno schifo. Perché? Perché naturalmente mio marito ha voluto andare al circolo della stampa. Tutti gli anni la stessa cosa. Prima alla Scala e poi a quel mortorio. Vuoi andarci? Gli ho detto, e tu vacci, vacci. Io però non ci vengo, e sono venuta qui. Sì, hai fatto bene. Uè, Lallo, hai visto quante belle donne, eh? A Milano l'amore è meraviglioso. Altrove non è che un'imitazione. Solo un napoletano poteva dire una sciocchezza simile. Veramente questa frase l'ha detta un francese che amava Milano. Moltissimo, e moltissimo le milanesi. Vai, vai, vai. Vai, vai coi giovani, vai, vai. Sei un gran cafone. Gilberto, vuoi che andiamo un momento di là? Mm? Gilberto. Il mio vestito. Il mio vestito nuovo. Aspetta, ma... Il mio vestito nuovo. Camilla, è rovinato, rovinato per sempre. Costava 600.000 lire. Devo ancora pagarlo. Gilberta. No. Gilberta. Andiamo, Gilberta, non fare così. Lidia, ti prego, aiutami, aiutami tu. Lo sto perdendo, Lallo. Io non so più come fare. Io lo amo e lui... L'hai visto anche tu, è come se non esistessi nemmeno. No. Mi devo struccare. Si sente tutto in questa casa. Allora? Volevo parlarti di una cosa, perché di giorno non si può mai, e poi tuo zio se lo sa, figurati. Oh. Ma come fai a dormire con questo odore di sigarette? Guarda, tanto è inutile fare tanti preamboli. Volevo parlarti di Gilberta. E siediti. Non è necessario. Dunque, stammi a sentire. Io capisco benissimo che è una donna che ti sia piaciuta, perché Gilberta, accidenti, è una donna deliziosa. Stasera poi era splendida. Perché non era un sogno appena entrata? Non l'ho vista proprio appena entrata. Va bene.
Ammettiamo pure che tu ti sia stufato, perché evidentemente è così. O no? Ma sei a piedi nudi. Ma non interrompermi, non posso mica star qui tutta la notte. Va bene, sì. Sì, mi sono stufato. Certo che voi ragazzi, il più delle volte è proprio difficile capirvi. Ma che dici? Anche tu hai detto che quella tua amica lì, quando ci si mette, è proprio scocciante. Io ho detto questo? Ma figurati, sai quante sciocchezze si dicono così senza pensarci. E invece Gilberta è una donna piena di qualità. Beh, certo, qualche volta potrà comportarsi anche impulsivamente, ma si sa che i nervi giocano dei brutti scherzi. Per esempio, anch'io sono d'accordo che una scenata così in pubblico bisognerebbe evitarla, come questa sera. Ma poi via, ma a chi lo vuol far credere che quel vestito costa 600.000 lire? Ma lo sai che si era messa in testa di piantare il marito e tutto e venire a vivere con me? Davvero, povera donna. Cosa facevamo allora? Bisognava tenerla qui. Tanto è amica tua. Ti avrebbe chiamato anche lei. Zia Lidia. Non fare lo stupido. E a parte questo, non ti dimenticare che Gilberta ha 10 anni più di te. 6. Ma come 6? Tu ne hai 22. Gilberta era a scuola con la sorella del Tassi, il che vuol dire che ne ha 32. Lo sai che mi aveva offerto un posto nella società di suo padre? Ma che dici? Sei mezzo fallito. Perché in fondo poi non bisogna essere ingiusti con Gilberta. È sempre stata molto sfortunata. Il suo primo marito gli è scappato di casa dopo 15 giorni che si erano sposati. Poi c'è stata la storia di suo fratello che gli ha mangiato tutto e l'ha lasciata senza un centesimo. Si è dovuta trovare un posto a 80.000 lire al mese. E quando il bambino di sua cugina... sono morti tutti e due, la nurse... e il bambino. Dio, che storia terribile. E poi, quando sua cognata si è buttata giù dalla finestra, che non è neanche morta, poverina, è rimasta zoppa da tutte e due le gambe. Semaforo, volti a destra. Mi scusi, signora, come faccio a voltare a destra? È senso vietato? Si fa che lei volta lo stesso. E smettila di guardarle tutte, almeno quando sei con me. Lei volta a destra. Mi scusi, signora, ma è senso vietato? Le ho detto di voltare a destra. Ma non è possibile, è senso vietato, le ho volti detto. Volti a destra! Ma questa mi ha rotto le balle. Senta, signora, faccia una bella cosa, se la guidi lei la sua macchina. Cretino deficiente di una bestia. Parassita! Ma chi è? La Flavia Menabò, acciaierie e materie plastiche. Andiamo, Lallo, che si fa tardi. Ma non mi dovevi parlare? Sì, ma non così per la strada, in piedi. Sono cose importanti, almeno per me. Guardi i telefonini. Sai che facciamo? Me lo dici per telefono. Stiamo nella stessa casa, non ci si telefona mai. È una cosa da amanti, dopo tutto. Che cosa fai stanotte? Cosa? Ho detto che cosa fai stanotte! Se sei libera non prendo altri impegni. C'è il verde, passo, chiama tu. Pronto, pronto? Ah, tanto lo so che protesti in malafede. Perché se ti dico che non posso, che ho da fare con mio marito, tu che cosa fai? Tu ti arrangi lo stesso. Carlo è un uomo che rispetto, dopo tutto, e non è giusto che... Ma che è giusto, non tirare... Signora, abbia pazienza, glielo faccia provare, se no non vado più a casa. Quando la notte penso che sei a letto vicino a quel culone... Culone, culone. Ma chi è che parla? Marco Sanimbeni. Ecco, adesso che hai provato, adesso vieni. Lidia, pronto? Grazie, signora. Ma chi è questo Marco? Un bambino di passaggio, amore, che vuoi che sia? Senti, tesoro, è proprio per te che mi ci vuole una casa. Mi dà un disagio in casa tua, capisci? Se avessi questi maledetti soldi... Amore, ma te l'ho detto che io posso trovare il modo. Ho dei soldi miei. Pronto? Pronto? Non sento più niente. Sei guastato, accidenti. Te li do io, amore, te li do io, amore. Ma non mi senti? Lo sai che sei un vero mascalzone. Io? Perché? Non te ne importa proprio niente di nessuno. Che colpa ho se non ho abbastanza fantasia per amare una donna sola? Lo so che è un difetto. Ma che ci posso fare? Sono fatto così? Beh, allora ti dico una cosa.
Anch'io. Quando ho qualcuno che mi piace veramente, mi resta sempre, come dire, il magone di perderne degli altri. Ma tu sei mai stata innamorata? Beh, una volta. Sì? Sì. È una storia abbastanza romantica. Una bella sera di primavera. Lui era un artista, appena arrivato dalla provincia, con pochi soldi e solo una gran fiducia nella sua arte. Eravamo tutti più giovani, più sereni, senza ancora quelle delusioni che poi più tardi fatalmente capitano a chiunque. Lui poi me l'ha detto, è stato un vero colpo di fulmine. Mi ha vista, tra tante altre, e non è riuscito più a staccarmi gli occhi di dosso. È stata una cosa bellissima, come oggi ormai succedono raramente. Mi ha chiesto soltanto come ti chiami. Ma come tutte le cose, è finita lasciandomi solo un po' di malinconia. Così. Andiamocene, che qua se ci vedono insieme ci arrestano. C'è Lallo con voi? Lo vogliono al telefono. Lallo è qui dietro. Lallo, sta venendo con Pucci. Signorino Lallo al telefono. Lo vogliono al telefono. È tre volte che chiamano da casa sua. Grazie. Chi è? Lallo, è tutta la sera che ti cerco. Perché? Devi tornare a casa immediatamente. Ma come immediatamente? Una cosa terribile, vieni subito. Ma dimmi cosa. Non posso. Andiamo, Lidia, che? Non posso assolutamente parlare al telefono. Ah, ho capito. Va bene, ora vengo. Per una sciocchezza, una irregolarità, voglio vedere cosa riescono a provare. Allora dovrebbero arrestarli tutti quanti. Tutti, senza eccezione. Uno per uno, come se fossi il solo. Peggio degli altri. Penso che sia meglio andare. Non credo che l'ordine d'arresto potrebbe essere qui prima di domattina, ma è meglio essere prudenti. Io e tuo zio dobbiamo partire immediatamente. Questa nostra amica è venuta ad avvisarci. Pare, insomma, che abbiano trovato qualcosa che non va nei miei conti. In ogni modo, ti ho fatto preparare una valigia. Qui proprio non ci puoi più stare. È possibile che mettano tutta la casa sotto sequestro. E la mia roba? Farai senza per un po', che ti devo dire. Attention, please. Mr. Jacob and Mrs. Upland are kindly requested to check the information counter. Stai attento a Grady. Mr. Jacob and Mrs. Upland. Thank you. Attenzione, prego. La Italia annuncia la partenza del volo 558 per Caracas. Cancello d'imbarco numero 2. Beh, pazienza. È andata così. Se le cose si rimettono a posto come spero, ci raggiungerai in Venezuela. May I have your attention, please? Alitalia announces departure of flight number 558 to Caracas. Gate number 2. Da 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 da
Senti Gianni, non fare che appena arrivi ti togli la panciera di lana. Lo sai che basta un niente per farti tornare le coliche. Adesso ridi e poi ti lamenti. Lezione di pattinaggio dei bambini, 2000 all'ora. Ma è l'ultimo anno, eh. Qua se non risparmiamo posto finisce malora. Vada miss, mi raccomando allora. Al piccolo tutto in bianco, che questa sera deve essere pugato. E telefoni ai cuginetti per il tè. Yes ma'am. Adesso, che possiamo fare? Bene, così fino a sera sono occupati. Ah, la famiglia che fatica. E di un po', tu come torni? Mi faccio due passi. Risparmio. Intanto faccio un po' di esercizio. E ricordati, soprattutto il telegramma appena sei arrivato. Hai capito? Va bene, tanto se cade lo sai subito. Oh, che cretino che sei. Un Campari. E tu qui non ci devi stare tutto questo tempo. Ma non si può stare qui tutto l'inverno. Tra quanto tempo si parte? Fra 10 minuti. Mi strappò i pantaloni e scappò via. Figurati il Giorgio. Signorina? Signorina? Scusi. Scusi, signorina. Mi saprebbe dire a quanti metri siamo d'altezza? Io è la prima volta che vengo a Cortina. Lei va in paese? No, perché se vuole le posso offrire un passaggio. Oh, sto parlando con te. Sei una gran mignotta. Avanti, dai, monta su. Chi era quella? Quella che mi ha risposto quando ti ho telefonato? Sì, ti ha risposto qualcuno. Senti, non cominciare a rispondere con le domande alle domande. Ah! Oddio, oh, mio marito! Ah! Ah! Dio, come ti odio! Ti detesto. Lo sai da quanto tempo non ti vedo e da quanto tempo niente? 2 settimane e non ce la faccio più. Certo, perché secondo te io dovrei credere che tu per 2 settimane... Lo sai che dico sempre la verità, anche quando è spiacevole. Mentre tu invece... Ma che cosa c'entra? Lui è mio marito. Io non posso mica dirgli di no. Perché? Il marito non è un uomo. Andiamo. Enorme, buongiorno. Ben arrivato, signore. Buongiorno. Uno scotch, Lalo? Dai, che non ho voglia di bere. Ida, andiamo di sopra. Lalo, dai, per favore. Quella l'ho già vista. Ma chi è? Flavia Menabò, delle acciaierie. Ah, sì, e materie plastiche, mi ricordo. La conosci? Ma scusa, perché mi tieni qui a chiacchierare quando potremmo già essere di sopra? C'ho anche le sigarette. Andiamo a fumare, va? Ciao, Flavia. Va bene, però non mi seguire subito. Oh, madonna mia, mi manca il respiro. Un tempo a Gestad patinavo 3 ore di seguito senza fermarmi mai. Scusi, parlava con me?
Stavo dicendo che pattinare bene è molto difficile. Senta, qui ci sono dei maestri bravissimi. Lei prenda qualche lezione e vedrà che impara subito. Non credo di averne bisogno. Non mi ha visto? No, non l'ho vista. Stavo dormendo. Mi ha svegliato lei. Ma tu guarda quanto sono belli quelli. Sono dei principi tedeschi. Ah, ho capito chi sono. Gran nome e anche gran soldi per vie matrimoniali. Dall'America, Medio Oriente, Australia e qualche cuscinetto a sfera italiano. Sembrano personaggi di Musil. Chi? Il signor Musil, uno che ha scritto parecchie paginette, direi significative, sulla Vienna degli Asburgo. Sì, ma io leggo solo fumetti pornografici, onde evitare il rischio delle citazioni. Ah, vedo che il ragazzo ha la risposta pronta. Oh, cosa nuova, il barone Fontumlo era appuntato un autista. Già è così difficile al giorno d'oggi tenersi le persone di servizio con le pretese che hanno, poi trovi sempre una signora che gli offre il doppio di stipendio o un signore che gli offre il viaggio sulla Costa Azzurra. Ah, oh, quell'altra infelice. Poveretta, quella sì che mi fa pena. Ma quelle cose? Sì, l'Alberto Tassi. Non riconosce più nessuno. È stato accolto ufficialmente in famiglia. 20 anni di anticamera, ma si è sistemato. Effettivamente bisogna dire che si è sistemato bene, ma un po' tardi. Ah, la signora Dormigliona. Caro mio, sapessi cosa ho già fatto io stamattina. Ah, Flavia, tu conosci? Lallo di San Marciano, Flavio Menabò. Milanese? Napoletano. Aggiudicato. Benissimo. Ed ora passiamo al numero 24. Si tratta di una preziosa parure in oro malachite, con cifre in smalto, gemelli da polso e bottoni da sparato. LSM. Sarà una combinazione, ma sembrano fatti apposta per me. Il prezzo base è 500.000 lire. Chi offre di più? 550.000. 550.000. 700.000. 700.000. Chi offre di più, signori? 750. 750. 1.200.000. 1.200.000. Siamo a 1.200.000, signori. Nessuno offre di più? 1.000.000. Basta, Lallo, non posso. 1.200.000. 1.500.000. 1.500.000. 2.000.000. 2.000.000. 2.000.000. Nessuno offre di più, signori? 2.000.001. 2.000.002. 2.000.003. Aggiudicato. Lilli. Ciao. Mi dia un Campari, per favore. Liscio. Mi è sembrato che ci tenesse molto a questi bottoni da polso. È per questo che li ho comperati io, per il piacere di poterli rioffrire. Direi di no, costano troppo per accettarli. Lei è il tipo di persona alla quale fa piacere poter offrire un regalo dispendioso. Non gliel'ha mai detto nessuno prima d'ora? Non mi era mai stato detto così chiaramente. E mai da un uomo. Dunque era ora che qualcuno lo facesse. Ad ogni modo, ricordi sempre che sono suoi. Consideri di averli lasciati da un amico. In qualsiasi momento sono a sua disposizione. 850.000 e 1. 850.000 e 2. 850.000 e 3. Aggiudicato. Che effetto fa essere messo all'asta? Questa sera ho deciso di aggiudicarmi al minore offerente. E Ida? Non so.
è scomparsa. Se guarda bene, forse la può trovare. Ma io non voglio guardar bene. Ha la macchina qui fuori. Può sapere dove sei scomparsa? Io proprio non riesco a capire questo tuo atteggiamento, sai? Tutte queste tue finte. No, perché secondo te non hanno capito tutti che noi due stiamo insieme. Lallo, per favore. Ma lo sai che mi hai fatto passare tutta la sera a cercarti? E tu continui a sparire. Ma che vuoi fare, l'indipendente? Guarda, che se io sono venuto qui a Cortina è soltanto per stare con te, capito? Ma sì, lo so. È stato un qui pro quo, evidentemente. Io, figurati. Cosa c'è? Domani devo andare a Milano. A Milano? Ah sì, la mamma non sta niente bene. E quando torneresti? Ma non lo so. Bugiarda! Lallo! Tu fai tutti i tuoi comodi perché lo sai anche troppo bene che ti amo. Li vedi questi? Hanno tutti meno soldi di te. Eppure non fanno mancare niente ai loro cari. Ma come ti permetti di dire che sono avaro? Il rapporto ai soldi che hai lo sai. Lo sai quanto ti ho dato da quando siamo insieme? Tu non lo sai. No, non lo so. Non mi interessa affatto. È una cosa che riguarda te. Ha fatto un capitopolo che ecco. Siamo rimasti tutti col fiato sul... Lei sì che è una donna di classe. Oh, sentiamo, sono qui per imparare. La tradisco. La pianto. E lei in silenzio sparisce, se ne va con dignità. Più che dignità è una questione d'abitudine. Ecco, lo vedi che non sei una signora? E io ti punisco. Ma Lallo! Ma che fai? Mi prendi i soldi? Vedono tutti. Cosa c'è di male? Certo che vedono tutti. Sono i nostri, mica sono i loro.
Ma sei matto? Voglio fare un regalo a Ida. E dopo tutto, in fondo, è giusto che lo paghi tu. La signora Bernasconi, scusi. Cioè, ma non si può mica entrare. Non si preoccupi. Guarda, e dimmi se ti piace. Filippo, un secondo solo, per favore. Senti, non so cosa tu abbia da dirmi e non mi interessa. Soprattutto qui, con tutta la gente che conosco. Scusa, perché non lo apri? Bruttina. Eppure l'ho pagata cara. Niente chic. Sei proprio sicura che non va bene? Ci ho messo tanto tempo a sceglierla. Oddio, dipende molto dalla persona a cui devi regalarla. Chi sarebbe la fortunata? Era per te. Volevo farti un regalo. Mi faceva piacere che tu avessi una cosa mia. Adesso mi fai i regali. Adesso che fra noi è tutto finito. Non mi sembra più il caso. Perché? A parte il fatto, scusa, che se volessi metterti nei guai, potrei andare dalla tua amica Flavia e dirle: guarda un po', cocca, che cosa mi ha regalato oggi Lallo. Ah, in quanto a questo lo sa. Cosa? Eh già, mi sono fatto dare i soldi da lei apposta. Io voglio fare un bel regalo a Ida, così le ho detto. Tu sei un pazzo, un incosciente. Ma cos'è che credevi? Di liquidarmi con una borsetta? Eh no, bello mio. Allora ci sarebbe voluto ben altro. Vai, vai. Vattene. E non farti più vedere da me. Ma è stufato. Capito? Va il diavolo. Vuole questa borsa? Gliela regalo. Hai beg your pardon? Se la prenda, mi fa un piacere. Veramente non capisco. Come si chiama? Secondo lei come mi chiamo? Senta, adesso non ho tempo. Beh, sublime. Ha chiamato qualcuno? La signora Bernasconi, due volte, ha detto di richiamarla. Va bene, grazie. Pronto? Ah, Flavia, finalmente ti trovo. Sì, ti ho telefonato un sacco di volte. Ma sì, ho visto. Cos'è successo? Lallo. Mi è arrivato dal parrucchiere. Come un matto. Sì, sì, così, all'improvviso. Mi voleva regalare una borsetta. E tu? L'ho rifiutata, naturalmente. Come ha fatto a sapere che eri lì? Ma non lo so. Ti giuro, Flavia, che io non lo so. Avrà chiamato a casa mia. Cosa vuoi che ne sappia io di Lallo, figurati. Però io te l'avevo detto, scusa. Non si sparisce così, senza una scena. Che poi sarebbe stata anche naturale. Adesso non fa che rompermi le scatole. Ida qua, Ida là, che classe, che stile. Non mi piace niente, guarda, proprio niente questo modo di comportarsi, hai capito? E scusa, come? Io ti aiuto a sbarazzartene? E per di più, tu vuoi fare anche la figura dell'eroina che nobilmente si ritira e soffre in silenzio, non mi va. No, scusa, Flavia, adesso sei ingiusta. A me il Lallo andava bene. Poi ho capito che ti piaceva. Quante balle, a me non piace nessuno. Beh, però, a parte questo, mi sembra che le cose fra voi vadano abbastanza bene, no? Sì, lui è divertente. Però avevi ragione tu, costa una barca di soldi. Il padre, il sangue non è acqua. Se tu pensi quello che beve deve essere costato alla Giuditta. Con quello che ha speso in creme, idratanti e tonificanti, ne avrebbe da ungersi fino alla fine dei suoi giorni. Sai cosa? Se non ti sei innamorata, allora sono contenta di avertelo passato. Cosa? Io? Innamorata? Oh, il tuo per tuo marito è vero amore. Anzi, guarda, mi ha telefonato papà apposta per dirmi che il posto in fabbrica per tuo marito ce l'ha. È anche molto buono. Allora, ci vediamo stasera alla festa. Vedrai, vesto il Lallo da Ussaro. Sta bene, ciao cara. Ciao. Perché non ti sei messo in costume? Adesso vai di sopra e ti cambi.
Potresti dirmi perché non l'hai messo? Ti piaceva tanto. Oh, povero caro. Il gatto ti ha mangiato la lingua. Capito tutto, nervi. Vogliamo andare? Non mi hai nemmeno detto se ti piace il mio costume. Non ti sembra che sia un'idea di maschera più moderna, più insolita? Ah, forse ti dà fastidio la polemica che c'è sotto. No, no, lo scusa, non è da te. Non dirmi che è per uno scrupolo cattolico. Dico però, se c'è una cosa che oggi si porta, è il gusto della dissacrazione. Cambiamo argomento. Vediamo se indovini. Stanco di stare a Cortina? No, non ho indovinato. Bevuto troppo ieri sera? Un po' di mal di pancino, no? Chi è il più ombroso di un cavallo? Lo sappiamo, il caro Lallo! Buonasera. Che sia un travestimento. Anche Gil è una bella porcheria. Ma loro, scusi, stanno parlando di me. Che il chi, la monaca di Monza? No, le non vestita donna. Ma va a lavorare, dai, messa calzetta. Travestito. L'hanno fatta la marcia della fame. Ciao, la festa vestita da monaca, la marcia della fame l'avrà fatta in topless. Sorella. Non ti muovere, sai, lascia pure che mi insultino. Chi è che bussa sto convento? Dai, sorella, perché non me lo dici? Ehi, sorella, potrebbe mica dire un padre ave gloria per me che mi tira più? Fai qualcosa, bestiaccia! Ricordati che sei con la signora! Pagliaccia. Mi fai schifo, sei un essere volgare. No! Ah! Aiuto! Ah! Ah! Aiuto! Vigliacco! Vigliacco, ma calzone! Ah! Aiuto! Aiuto, venite! Oh, vigliacco! Vigliacco! La scalzone! Aiutatemi! Flavia, calma! Lallo, questo lo ritengo intollerabile. Cos'è? Hai cambiato personaggio? Io non avrò mai la tua pazienza. La cioccolata è calda!
facendo qui? Vado a Milano. Sì? E forse dopo torno a Napoli. No, non ci andare a Napoli, non è per te. Ma che ci vai a fare, caro? Gira il mondo, viaggia, divertiti. L'hai visto quello spilungone? Sì. Madonna mia, quanto sei bella. Bugiardo. Lo sposo, sai? L'inglese è mio. Ah, sì? Sì, è carino. Sai, abbiamo deciso di andarci a sposare a Vienna. Una pazzia. Ma come potrebbe essere una cosa mia, altrimenti? Io lo sapevo che c'era qualcosa. Tu? L'avevo capito. Ah, sì? E da cosa? Non ci crederai, ma da come nonna mi rispondeva al telefono. E come rispondeva? Rideva, era contentissima. Che simpatica. Mi trovo insopportabile. C'ha ragione. Povera donna. Adesso per un po' starà tranquilla. Bella. Ma che figlio grande che c'ho io. Perché sei cresciuto così in fretta, eh? Sei un uomo. Vuoi che te lo presenti il mio amore? Ah, ecco il mio ragazzo. La vedi quella a Milano? Giuditta? Ah. Oh, Lallo, i tuoi capelli. Beh, che hanno? Sono lunghi, sembri un cappellone. Uè, come sei antica, mamma. Mi stanno bene così. Sei nervoso, amore. Mi preoccupi. Come sono sfortunata. Non sono mai stata capace di occuparmi di quelli che ho. Non torna. Magari ci avessi ripensato. Ah, sarebbe meraviglioso. Sai cosa facciamo? Ce ne andiamo soli soli a Parigi e ci divertiremo da matti io e te. Io e te. No, mamma. Stati bene, mamma. Lo sai che mi hai ridato la sicurezza. Non ti ho mai dato niente io. Ma cosa dici, mamma? La tua fantasia. Ti pare poco? Vai, amore mio, vai. Vai, vai. Senta, scusi, mi fermi quel ragazzo. Quello là, caro. Guardi, quello lì che è in smoking. Lallo. Dico, sono Giuditta Passani. Mi riconoscerai, vero? Oh, contessa. Non sono mica qui per caso, sai. Sono venuta apposta a prenderti. La tua mamma mi ha telefonato stanotte. Da dove? Oh, da un posto non so dove, in Austria. Mi sono anche spaventata, così tardi, di notte. Ho pensato con tutti quei terroristi là. Mia madre le ha telefonato. Ah, sì. Sì, sì. Sì. Siamo sempre state amiche, sai? Che bella donna, simpatica.
Bebe era felice che tu somigliassi a lei. La mamma era l'unica persona intoccabile per lui. Mi ha detto che sei tanto, tanto giù. Senti, io ti metto a lavorare, capito? Caro mio, adesso ti metto proprio a lavorare con il Gianmarco Borghini, che è un caro. È il fidanzato di mia figlia. Ah, già, tu non la conosci ancora. Senta, Biraghi, già che lei mangia così poco, intanto che noi finiamo il risotto, vado a prendere un golf, qualche cosa per questo ragazzo. Con lo smoking a colazione sembra uno sposo di campagna. Ma sua figlia, dica la verità, è simpatica come lei? No, impossibile. Oh, mia figlia, è una gran mattarella. Senti, Gioia, dunque, lei era vestita da monaca. Truccata da monaca. Che tipo di ordine? Non lo so, contessa. Non so come dire. So che stava malissimo. No, non è questo. Dici bene il momento del calcio nel sedere. Un calcio nel sedere. Ma ve l'immaginate la scena? Quella ridicola della Menabò presa a calci nel popò. Che profumo simpatico e eccitante. Sa di Giuditta. In certi momenti sei uguale al bebe. Uguale al bebe. Adesso tu lavori, capito? Ti metto a lavorare. Uguale al bebe. Vado a prendere un caffè. Sapeva che ero qui? No, certo. Allora è destinato a cascare su di me. Ma questa è quella... Sì, la porto sempre. Le cose trovate sono quelle che si godono di più. Su, andiamo, si riprenda. Lei è amica di Giuditta? Molto amica. Ah, bene, allora Giuditta è qui. Eccola là. Arrivederci. Giuditta? Scusi, dottore, ero sceso per un caffè. Chiamalo Gianmarco, dai. La conosci questa qui? No, non si era ancora vista ai suoi pranzi. Mamma è un po' che non mi invita, effettivamente. Ma va, scema, che sei sempre in giro per il mondo. Non si può certo dire che sei il bastone della mia vecchiaia, tu. Sveva, Lallo. Ho saputo che lavori molto bene, bravo. Questa volta. Oh, povera me, ma com'è grosso. Mi spaventerai i piccinini. Ma tu sei un lui o una lei? Ma scusa, guardami, sono un fior di maschiaccio. E lui allora, me la compra la villa o non me la compra? Ma è quella lì che non vuole, forse per me, si figuri. Uffa, Gianmarco, come sei noioso. Va benissimo per i cani così come adesso. Questa qui, chi l'è che non l'ha mai vista? Lallo di San Marciano. Il figlio del bebe. Oh, questa poi. Ma cosa fai a Milano? Sei venuto a cercarti anche tu una sistemazione come il papà? Eh? Io lavoro. Gianmarco mi ha dato la sua fiducia. Oh, ma se dovete sposarvi voi due, perché andate in giro in tre? Siamo amici. Non c'è niente di male. Ah, gli alter per un...
Belli, ardenti, bugiardi, appassionati, disonesti. Ci siete sempre piaciuti un gran tanto. Ma te, chi è che ti piace di quei due lì? Ma scusa, se devo sposare Gianmarco neanche tra un mese. Ah, come se fosse una buona ragione. Credevo che dovessi uscire. Ho cambiato idea. Aspetta un momento, ora ti dirò e ti ridirò come la faccenda. Io vado alla Scala. Ah, che bene. Se hai bisogno della Biraghi... No, non ho bisogno di niente. Giuditta? Sì? Sai, ho pensato che quasi quasi il Gianmarco non lo sposo. Dammi il tempo del racconto. Guarda che fai tardi. Non ti preoccupare, sono in palco. Tanto, cosa lo sposo a fare? Per favore, cerchi di capire lei cosa c'è sotto. Sai cosa potremmo fare? Appena sposati potremmo andare a stare in albergo. Beh, per i primi tempi. E poi con calma ci cerchiamo l'appartamento, purché sia piccolo, non si possono più tenere queste case grandi, il servizio. E questo, di solito, dove lo metti? Ai piedi del letto. Inclinato con la sua angolazione giusta, vedrai che è visuale. Attento, eh? Però tutto sommato con te io preferirei vivere in campagna. Aspetta. Ecco. Adesso quello del bagno, che mi arrotonda un po'. Sono quattro, con quello del comò. Quello non conta. Capirai cosa si vede in quella nebbia del 600. Prenderemo tutti gli elettrodomestici a rate come i poveri, eh? È bianco e nero o colore? Colore. Sviluppa in 5 secondi. Dai, mettiti questo. Non avevo ragione. Sembra di fare l'amore in 10 invece che in 2. No.
Lallo, è inutile che mi guardi così, sono io. Sì, sono io al posto di Sveva. Ah, contessa. È un piacere. È sempre così bello vederla. Senti un po', ma non c'è un'anima qua, beh, tanto meglio. Ho qualche cosa da dirti, ma non ho tempo da perdere. Sveva è partita. Ma perché dovrei mentire? Non è partita affatto, sono stata io a impedirle di venire. Perché questa storia non mi piace. Lei deve sposare il Gianmarco Borghini perché... Perché sono affari nostri. Se poi voi volevate andare a letto insieme, non c'era bisogno, mi pare, di... Non si tratta di questo, contessa. No. Io non mi ero mai innamorato. Io voglio sposare Sveva. Sono molto spiacente che le apparenze siano contro di me. Lallo... Senti... Io sono stata con tuo padre quasi 22 anni. E guarda, poca gente si è voluta bene come noi. Specie i primi tempi. Sarà per questo, forse, che anche Sveva e io... No, caro. È proprio per questo che voi due non dovete. Ma perché? Se ci vogliamo bene. Lallo, cerca di capire, non fare lo stupido. Non sono proprio sicuro che Sveva non sia figlia di Pepe. Anzi, se vuoi proprio che ti dica la verità, direi di sì. Oddio, Biraghi, come mi dispiace questa bugia. Ah, mi dispiace. Lei dice che Bebe lo saprà. Oh, no, contessa. Che cosa va a pensare? Non sanno più niente quelli là. È ora che si diano una regolata a tutti questi ragazzi. Bisogna che si ricordino che ancora oggi esistono dei principi. Possono vestirsi come vogliono, d'accordo. Possono fare quello che vogliono in privato. Pensarla come credono in politica. Ma quando si tratta di matrimonio, una cosa è sicura. I soldi sposano i soldi. Almeno a Milano.